Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento Questa è la stagione giusta? Per carità, è la migliore stagione questa per la piantagione. Stia tranquillo, commissario. Maigret! Ancora? Ma che ora abbiamo fatto? Ah, ma è già l'ora di cena! Già. Ah, beh, allora a domani, caro, eh! Buon appetito. Buon appetito, grazie. Hai letto di quell'uomo che è stato trovato in Place Blanche con un coltello nella schiena? Senti, regolamento dei conti, droga o il comando della catena dei locali notturni di Montmartre. Barnabé Joly è il morto. Lo conoscevi? No, smettila di leggere quella roba lì. Ma senza la televisione che cosa dovrei fare, scusa? Passi per il telefono. Ma meno seccature. Ma la luce elettrica almeno potrebbero attaccarla, sì, no? L'attaccheranno. Sì, tu va pure a casa, okay. Lucia. Grazie. Ah, grazie. Bene. Buonanotte. Sì, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signor Maigret. Ma a te veramente io non dovrei mettere nemmeno lo zucchero, eh? Ma non mettercelo. No. Un pochino, ce lo metto. Un pochino. Beh, un passo alla volta. Sì, diamo un cucchiaino di zucchero, quello che mi faccia. Diamo. Da, non capisco, grazie. Cos'è? È Tiglio. Ah, Tiglio, quello del bacco da seta, no? Quello del bacco. Quello è gelso. No, quello è... Ah, sì, hai ragione. Sì, hai ragione. No, tanto per saperlo, sai, piantiamo a marzo... E a maggio vedi già la pianta grandina, sai? È un gioco che mi piace proprio, tu sai, veramente. Io sono in pensione soltanto da 6 mesi, sai cosa ti dico? Oh, mi pare di aver perso gli anni più belli giocando a guardie e ladri come un ragazzino. La mia vita era questa. Ecco, adesso vado. Eccoci. Cosa fai? Dove vai adesso? Vado a dormire, vado a letto, domattina... Devo alzarmi prestissimo, allora delle galline, perché devo fare dei trapianti prima che il sole sia alto. Hai capito? Sì. Aspetti che poi torniamo a Parigi. Zio! Zio, apri! Zio! Zio! Oddio, chi è? Zio, apri! Che c'è? Apri, zio! Chi è? Stanno bussando, ma... Sento queste... Sì, ma... Stavo usando, ma cos'è? Mi pare la voce di zio! La voce di zio? Prego! Sì! Ma come mai è venuto qui a quest'ora? Ah,
Tieni, mi creghi. Zio, sono io, guardo io, sì. Ma è Filippo, sì. Era lui. Apri, zio! Filippo! Zio! Filippo, sei tu? Sì, 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 oh, sono io. Sì, vengo, vengo, veniamo. Sì. Potuto essere così stupido. Parla, Filippo. Non agitarti così. Parla con tuo zio, vedrai che a tutto c'è rimedio. Beh, prima di tutto dagli qualche cosa di forte da bere, ha freddo e ha paura. Quando ti sarai scaldato un po', parlerai, eh? Adesso manda giù e cerca di calmarti. Me ne dai un bicchierino anche a me, per piacere. Adesso parla, su. Lavori sempre con Amadieu? Sì. Anzi, è stato proprio ieri, dopo che lui mi ha dato quell'ordine. Che è successo tutto. Allora, intesi. Tu pensi a Pepito, il padrone dell'Indifarà. Non perderlo mai di vista. Per domani mattina alle 8 c'è pronto questo per lui. Un bel mandato d'arresto già firmato dal procuratore. Oh, però non deve sospettare di niente. Tu hai saputo dove dorme? Sì, dentro l'Indifarà. Ha una branda nel suo ufficio. Non abbandona mai il campo, l'amico. Bene. Datti da fare, piccolo Maigret. Però non metterti in testa di fare come ti pare. Come tuo zio. Se ti ho scelto perché ancora non ti si legge in faccia che sei un poliziotto. È un affare di droga, commissario? Di droga e di altro. Pepito deve essere dentro all'uzione di Barnabé, alla Place Blanche. Pare che l'abbiano ammazzato in macchina e poi buttato fuori dall'auto in corsa. Ma Barnabé era marsigliese, no? Lo spaccio della droga... Oh, mi scusi, commissario. Lo spaccio della droga fa capo a Marsiglia. E quindi l'Indifferenza sarebbe un deposito, non è così? Può darsi. Però ci occorrono le prove. Cominciamo da Pepito. Oh, fa le cose pulite, con mano leggera. Che tu a volte ci vai un po' pesante. Non te la prendere, sai. Non è cattivo, è il suo modo di fare. Il mio capo è sempre aspro con te. No... Amadieu è sempre polemico con tutti, ma è un buon diavolo. Così ieri ti aveva messo di guardia all'Indifferent, eh? E poi? Ho capito qual è l'Indifferent. È quel cabaret che prima si chiamava Toreador, eh? In Rue Fontaine, vero? Sì. Da dove vieni, figlio? Tuo nipote viene direttamente dal cabaret, signora Maigret. Andiamo su, non fare quella faccia. Era di guardia. Allora eri di guardia dentro, non fuori, l'Indifferent. Sì, ero di guardia dentro. Senti, preparaci due buoni caffè, per piacere, eh? Grazie, signora Maigret. Senti, sono le 4:30. A che ora è successo? Poco prima delle 2. Per sorvegliare Pepito Palestrino, il padrone del locale, facevo finta di darmi da fare con un entraîneuse. Beh, si è fatto tardi. Io vado a prendere il cappotto. Chiudete presto quest'anno. Non è ancora stagione.
Aspettiamo che si muova la provincia per il salone dell'automobile. Nasci, lasci pure. Grazie, signore. Ciao, Pepito. Ciao. Buonanotte. Ciao. A domani, Pepito. Vedo ancora insieme. Lo speri tu, eh? Vedremo. Allora chiudiamo. Vai pure. Buonanotte, padrone. Io continuavo a spiare dalla toilette. D'un tratto, Pepito, come per un rumore o un sospetto, alza la testa, esce dal suo ufficio e attraversa la sala del cabaret. Sembrava proprio che venisse verso la toilette, verso di me. Allora ho messo mano alla pistola. E già hai sparato? No, no, non lo so chi ha sparato. Su, prova a ripetermi con calma quello che è successo, eh? Perché, zio? Ma come perché? Avanti! Ma te l'ho detto! Io continuavo a spiare Pepito, che armeggiava con i cassetti della sua scrivania. Sentito, vigliacco! Esci fuori! E sai chi ha sparato quel colpo? Non lo so, non lo so, non lo so, zio. Ma Pepito era solo, hai detto? Sì, ne sono certo. E allora? Allora... non lo so. Io sono rimasto lì un momento senza capire niente. Poi sono corso nella sala. Pepito era steso per terra, di fianco, tra due sedie rovesciate. Era morto, ma con quegli occhi sembrava che mi guardasse ancora. Allora... beh, allora mi sono messo a urlare, a correre. Ho visto il quadro degli interruttori e mi sono messo a accenderli a casaccio. Luci, proiettori, ventilatori. Sembrava un inferno di luci e di ombre. Ah, a un certo punto mi è parso di vedere un'ombra che si muoveva. E ho sparato. Niente, niente. Alla fine sono entrato nell'ufficio di Pepito. C'era una rivoltella sulla scrivania. La canna era ancora calda. Sì, mancava un proiettile. Come fai a saperlo? Ho estratto il caricatore. E bravo stupido! Dio mio, hai preso in mano la pistola. Non mi vengono in mente tante cose. Di fronte a un delitto, tutti avrebbero pensato che dal momento che ero solo con Pepito, mi ero appropriato della sua rivoltella durante la colluttazione, uccidendolo. E non è così! Ma penso... ma vuoi dirmi che proprio tu, dico, un poliziotto, sei andato a mettere le tue belle impronte sull'arma con cui è stato appena commesso un delitto? Ma perché gli parli in questo modo? Ma è tuo nipote, no? Credi che Filippo sia venuto fin qui per mentirti?
Lui non è capace, sai. Sì, forse è troppo stupido per mentire. E poi? Cosa hai fatto? Ho preso quella rivoltella. Scusi. Che stavi a fare lì dentro? Ho capito. Sei ubriaco fradicio, eh? Ecco tutto. Aiutalo, Maigret. Pensa che ha anche un bambino adesso. Voglio sperare che abbia detto la verità. In ogni caso sarà difficile dimostrarlo. A che ora arriverà Amadieu in Rue Fontaine? Alle 8. Andiamo, andiamo, su, via. Dov'è che il mio vestito grigio di flanella? Nell'armadio del corridoio. No, aspetta, aspetta, vengo io. Ma no, stai lì, che non faccia un'altra stupidaggine. E tua moglie? Come sta? E il mio bel nipotino? Sono in Alsazia dalla mamma. Ah, da mia sorella. Ah, meglio così. Sì, ma tu non dirle niente per adesso, sai. Nel frattempo vedrai che tutto si aggiusterà. Che mestieraccio, però. E anche tu, eh? L'hai voluto fare. Addio, signora Maigret. Arrivederci. Ciao, zia. Andiamo. Sali, sali. Quando sei uscito in Rue Fontaine, c'erano altri che passavano? No, ho visto solo quello che mi ha urtato. No, no. Sono 400 franchi. Zio? Cosa ti serve? Mi mancano 300 franchi. Ah, soltanto? Grazie. Grazie, eh. Cosa prendi? Niente, niente, grazie. Prendi niente? No, poi un scappatosso che scalda un po'. No, zio. Capellate. Non me lo serve. Mi dà per favore un panino. Un panino e un pacchetto di trinciato forte. Lo prendo io. Mi scusi tanto, signor. Io ho preso quello sotto perché sono più freschi. Perdoni, signor.
Senta, è successo qualche cosa qui stanotte? Pare che abbiano fatto fuori il padrone dell'indifferà. Ah, Pepito Palestrino, eh? Non so come si chiama, non lo conosco. Io faccio il turno di giorno. Ah, poi vi do. Sentito? Nessuno doveva sapere niente prima delle 8. Invece, quello che ti ha urtato ha già lavorato bene, Gloria. Hai visto? C'è gente davanti all'indifferà. Che devo fare? Beh, vai là e aspetta il tuo capo. Tu non vieni? No, adesso no. Non... E che gli dico? La verità, se è la verità, Ma e se mi chiede perché non ho avvisato subito la centrale? Se vuol sapere dove sono stato? Mi dici che sei venuto da me, la verità, adesso vai, su, andiamo. Ti chiedo perdono, zio. Andiamo su, Filippo, facciamo scene patetiche. Senti, quando avrai fatto il tuo rapporto, vieni allo shop du Pont Neuf, accanto alla centrale, capito? E se mi trattengono e mi arrestano? Ebbene, se sei libero, vieni lì. Se no, questa amica ti aspetta per l'ora di pranzo, capito? Su, vai. Vai, andiamo. Mi dà per favore un bicchiere di vino bianco? Allora, dimmi. Ero di servizio a Place Blanche. Mi è venuto vicino di corsa e mi ha detto... Sì, io sì, tanto parlerai dopo. Dice, ho visto uno uscire dall'indifferent adesso. Aveva tutta l'aria di avere combinato qualcosa. Aveva tanta fregola di scappare via che non ha nemmeno chiuso la porta. Così mi ha detto. Sì, infatti il locale era già chiuso, il personale era già andato via, per questo io... Va bene, vai pure. Tu sei sicuro di riconoscerlo? Ma credo di sì. Sa, mi è rimasto impresso. Fa un po' passare i fermati di stamattina. Guardali bene. C'è tra questi? C'è sì. E lui. E questo è il giovanotto che dice di aver urtato scendo da qui? Non lo so se era lui. Mi è venuto quasi addosso. Non lo so. No, no, ti sbagli, amico mio. Ero proprio io. Sta zitto tu. Va via. Però sta a disposizione, ti possiamo cercare da un momento all'altro. Lascia qui all'ispettore La Puente, generalità, recapito e tutto. Allora. Tu aspetta. Mars, trovato niente di interessante? Mi pare di no. Mi pare proprio di no. Impronte, naturalmente. Qualche traccia sulla pistola di Palestrino, ma insomma le solite cose. Continui, Mars, mi raccomando, il massimo scrupolo. Ci conti, commissario. Faremo del nostro meglio.
È una brutta faccenda, sai? Se tu ti ostini a raccontare questa storia... Lei non mi crede, commissario. Te l'ho detto, chi ti crederebbe? Ti dispiace darmi la pistola? Non vieni? Salve. Un bicchiere di vino. Tutto fatto? Sì, sì. Ma mica è finita, sai. Chissà quante volte mi faranno ripetere la filastrocca. È tutto perché c'è di mezzo uno di loro, capisci? Dammene un altro. Ho una sete stamattina. Ma che vuole quello? No. Salve. Su col morale, Filippo. Vedrai che qualche cosa salterà fuori. Sì. Le impronte digitali. Sì, quelle sì. Ma già ci si aspettava tutti di trovarle, no? Peccato che non si sia trovato altro. Scusa, vado. Mi aspettano. Che c'è? Ecco, ho portato il risultato dei rilevamenti fatti all'Indifferò. E allora? Può vedere lei stessa. Eravamo già certi. Ma queste impronte e tutto il resto tagliano la testa al toro. Lei può andare. Se non c'è altro, signor procuratore, commissario. Vuol ricevere il piccolo Maigret? Così ascolta la sua versione. È fuori. Che aspetti? Devo ascoltarlo e lo ascolterò. Ma come e quando lo riterrò opportuno. Tutti si devono adeguare alle nuove norme. Adesso non è più un poliziotto, ma un imputato qualunque. Anzi, se insiste nel suo castello di bugie... Lo faccio subito sbattere dentro. Signor procuratore, deve capirlo. È stato uno smacco grosso per lui, è duro ammetterlo. Quelle storielle gli vanno perdonate. Perdonate? Per Diana. Ha ucciso. E deve pagare. Anche se è nipote di un monumento. A proposito di Maigret, signor procuratore, devo farle presente che è già qui a Parigi. E prima o poi si farà vivo in difesa del nipote. Il che francamente mi mette in imbarazzo. Perché io vorrei aiutarlo... Ma data le cose come stanno, io non lo riceverò. E con questo ho detto tutto. E anche lei si comporti adeguatamente. Se eravate colleghi, capisco. Ma salvate certe forme. Intransigenza assoluta sulle questioni d'ufficio. Quel Maigret, tra l'altro, con quei suoi metodi così superati, non mi è mai andato a genio. No, no. Righiamo dritti come se ignorassimo. La legge è uguale per tutti. E si deve anche dare un esempio. Pronto? Sì, ascolto.
Pronto, eccellenza? Ma certo. Beh, posso interessare i funzionari addetti? Naturalmente. Ma si figuri. La terrò informata. Ossequi. Per fortuna che non si sono commessi errori in questa faccenda. Dell'indifferente? Ma già. In poche ore è arrivata in alto, molto in alto. Pare che il locale fosse ben frequentato. Dipende. Secondo le nostre informazioni figurava nel giro della droga. Quindi avevamo buoni motivi per metterlo in relazione all'assassinio di Bernabé Joly. Già. Il marsigliese è trovato a Place Blanche. Non che fosse un locale particolarmente malfamato, no, ma Palestrino la sapeva lunga in fatto di droga. Avevamo chiesto e ottenuto un mandato, si ricorda? Sì. Comunque io parlavo dei frequentatori che, ignorando, trovavano il locale, un divertimento attraente. Oh, sì, sì, sotto questo aspetto. In tal caso, si tratta di ricevere e di ascoltare un certo signor Cajot. Cajot, il notaio? È conosciuto? Sì, sì, lo chiama lì il notaio. È anche un confidente. Tanto meglio. Lei lo ascolti. Pare che non chieda molto. Una certa clemenza circa le eventuali sanzioni contro il locale. In caso di incidente grave come questo è prevista la chiusura discrezionale. Discrezionale. In tal caso, lasciarlo aperto sarebbe un modo da far capire all'opinione pubblica e ai giornali che la polizia non vuol coprire nessuno. O perlomeno non vuol punire chi non c'entra. Bene. So che usate questo sistema, questo premio, per ottenere la collaborazione dei gestori. Tocca però a lei decidere. Beh, non sarebbe la prima volta. Poi in questo caso potrebbe essere utile anche al commissario Godet. Eh già, il suo collega del buon costume. Insomma, veda lei. D'accordo. Siamo venuti a trovare i colleghi, come va? Che piacere. Prego, prego, si accomodi, commissario, c'è il suo tavolo qui che l'aspetta da sempre. Grazie. Eccoci qua. Avete sentito parlare del commissario Maigret? È lui. Vanno bene i polli e i conigli? Come no, ma anche tra loro ci sono prepotenti carogne. Lo sai che certe galline si mangiano le uova? Sì. Sì, le fanno e poi tic, 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 le rompono, sai, le forano e poi se le bevono ancora calde. Ma dice sul serio? Sì. Non l'avevo mai sentito. Beh, allora si sono date la voce e hanno aspettato che arrivassi io. Il solito calvados. No, vino bianco, no, devo andarci ad adagio con calvados, ne ho presi troppi. Ma se sta benone. Vabbè. Sì, Cajot, va bene. Io mi sono permesso di far notare che l'indifferenza non apparteneva più a Pepito Palestrino. E già da più di una settimana era stato regolarmente ceduto. Sì, a questo signor Albert, ho capito. E lei c'è in qualche modo dietro? No, questo non è detto. E non risulta da nessuna parte. E allora? Allora mi sembra giusto che la nuova gestione debba sopportare le conseguenze di qualcosa che possono aver commesso i vecchi padroni. D'altro canto, anche lei, commissario Godet, che è della squadra del buon costume, sa meglio di me che dove appaio io, sia come facciata che dietro le quinte, non succede mai niente contro la legge. Ma che cosa vuole, Cajot?
un diploma al merito. No, dica, dica quello che vuole, perché noi qui non l'abbiamo ancora capito bene. Albert, vorrebbe che il locale restasse aperto, gli costa già un sacco di soldi. D'altro canto voi potete fare tutte le indagini che volete, se c'è qualcuno che ha paura di qualcosa, questi non siamo certamente noi. Lei lo sa, Cajò, è sempre interesse suo darci una mano. Ma quanto a questi, sono a sua completa disposizione. Non mi dica che è la prima volta. Oh, adesso sì che ci si intende. E un'altra volta, se deve chiedere qualche cosa, non la faccia cadere così dall'alto, scomodando tutti i santi. D'accordo? Godè, fammi un favore, lasciami fare due chiacchiere con l'amico. Poi verrò da te e ti dirò tutto sui protettori e sulle donnine che bazzicano i suoi locali. Precedenza alla giudiziaria. A più tardi, Cajò. Il mio ufficio lo conosce. E adesso... a noi due, Cajò. Philippe, vieni. Il procuratore ti riceve. Finalmente. Il procuratore, c'è l'ispettore Lauer. Lo faccio entrare. Mi raccomando, stai calmo, non peggiorare la situazione. È venuto a prendere l'aria di Parigi, sì. E sono proprio tanto contento di vederla. Ti vedo anch'io con tanto piacere. Anzi, ti devo dire la verità, t'aspettavo, sai? Eccomi qua. Sì, ci eravamo dati appuntamento qui con Philippe. D'ore fa, poi ho visto la Poin che mi ha detto che aspettava ancora di essere ricevuto dal procuratore. Adesso è quasi sera, tu ne sai niente? Ah, sì, sì. Philippe è entrato poco fa. Ah, sì? Allora... si vede che vi piace farsi aspettare, signor procuratore? Dipende. Allora, stavolta lo fa apposta, Il solito per me. Subito. Senti, se sei diventato anche diplomatico, Luca, salutiamoci e via, No, no, capo, perché dice così? No. È che deve rendersi conto che questa è una faccenda delicata, ecco. Sì, sì, ho capito. Ma Dio ce l'ha con Philippe, vero? Ma... capo, lei lo conosce Amadieu, no? Non è mica cattivo, sai, che in questi ultimi tempi abbiamo avuto delle grane con quel locale di Floria. Sì. Così capisce, deve muoversi con i piedi di piombo. Ah, ecco, grazie. Prego. Senti, io sono qui per aiutare Philippe, che ha fatto una cretinata, ma non voglio dar noia ad Amadieu, anzi al contrario, vorrei dargli una mano, diglielo. Sì, anche il commissario, il procuratore, tutti, insomma, noi siamo convinti che Philippe ha fatto la cretinata. Benone, e allora, scusa... ma sai se hanno intenzione di interrogare Cajò? Germain Cajò? Ah, sì? Sì, lo stanno interrogando proprio adesso. Ah, vedi, quella è una pista buona. Capo, senta, lei che cosa intende per cretinata? Quello che quel cretino ha fatto, no? O quello che dice... di avere fatto. Andiamo, Luca, andiamo. Anch'io ho i miei dubbi. Quello che dice Filippo può essere tutto smontato. Il colpo che è partito dalla sua pistola può averlo sparato in preda al panico. Ecco.
La pallottola che abbiamo trovato dimostra proprio questo, eh? Si è conficcata in una porta, come se fosse partita durante una colluttazione. Oh, dunque, appunto, e lui nella lotta può avere disarmato Pepito e avergli sparato. Ecco, le impronte sull'arma dicono proprio così. Certo, ma c'è un fatto. Un fatto che deve far credere in ciò che dice mio nipote. Pepito Palestrinò doveva essere arrestato stamane. A qualcuno faceva comodo che non parlasse. E io penso a Cajot. È lui il vero padrone dell'Indifferent, come del Pelican e della Boulevard. Questo lo sa, Amadieu? Sì, lo sa. Ah, ecco. E sa anche che Cajot ha aperto un nuovo locale a Nizza proprio in questi ultimi giorni. E allora non è chiaro? Scusa, eh? Pepito, che era l'uomo di paglia di Cajot all'Indifferent, si trovava sulla macchina da cui fu buttato il cadavere di Barnabé con un coltello nella schiena. Questo lo avete accertato voi, me l'ha detto Philip Duc. E io dico che forse su quella macchina stessa c'era anche Cajot. No. No? No, capo. È stato accertato di no. Sì, Cajot recluto ai suoi uomini di paglia, come dice lei, proprio in quella bella schiuma che sappiamo, ma non è mica il tipo di immischiarsi nei loro traffici. Sono troppo pericolosi. Sì, sì, lui è troppo prudente. Sì, sì, ma in una maniera un po' speciale, mi permette, capo? Sa, Cajot ci tiene troppo a essere in buona con noi. I suoi scagnozzi sanno benissimo che devono arrangiarsi da soli e sanno anche che devono stare attenti alle soffiate che lui fanno. Eh sì, beh, ciò non toglie che qualcuno, saputo che Pepito stava per essere arrestato stamane, abbia preferito assicurarsi che non parlasse. No, perché nessuno poteva sapere di quel mandato di arresto. Eravamo in quattro a essere al corrente. Il commissario Madier, il procuratore Dumayot, Philippe e io, che ho battuto a macchina il mandato e poi l'ho portato al procuratore per la firma. Beh, pure basterebbe conoscerlo, Philippe, per sapere che non ha ammazzato. Beh, ascolta, Luca, Philippe non sa né parlare né stare zitto. Sì, uno che lo sente parlare la prima volta può pensare tutto su di lui. Ma tu ci hai lavorato fianco a fianco. Sai com'è fatto? Buono, bravo, ma impacciato. E quando ne infila una storta, non è con la parlantina che ne esce. Ammesso che sia così malizioso come quelli pensano. Ecco, vede... sì, come dice lei, io Filippo lo dovrei conoscere molto bene. Insomma, è che... Beh, sì. Sì, potrebbe anche essere andata come dice lei... E continua. Cosa vuoi dire? Che su lui ne sai più di me? Andiamo su, adesso non fare quella faccia, mica mi offendo, sai. Sotto qualche riguardo di sicuro lo conoscerai meglio tu. Sei stato a contatto con lui in un altro modo, da pari a pari, mentre con me Philippe si è sempre comportato con un po' di rispetto, di timore. E allora... Andiamo, parla, su. No, pensi che potrebbero essere balle le sue messe insieme per tentare di salvarsi? Capo, io so che molte volte è riuscito a metterci nel sacco con quella sua aria da finto tonto. Eh? No. Sì, vabbè, erano scherzi tra colleghi. Però anche sul lavoro, sa? Sapeva fare la scena, sì, a modo suo. Oh. Si ricorda, capo, quella faccenda dei gangster? È stato lui a metterli in trappola. E... sapeva recitare, sa? Da maestro. Con quella sua aria da finto tonto, eh? Ecco. Oh, capo. Io non vorrei che lei pensasse che... No. No, guardi, veramente, sai, io mi auguro con tutto il cuore che... No, di che ti scusi, Luca. Grazie, anzi, della franchezza, invece. Deve essere difficile con un pensionato scorbutico... È rimbambito, eh? Ma cosa dice, capo? Sì. Piuttosto, sai, sei stata informata sua moglie in Alsazia? Ah, sì, sì, gli ho telefonato io. Philippe mi ha detto di dirle che era in missione e che non si preoccupasse. Sì, purché i giornali non ne parlino. Ma prima o poi ho paura di sì. Il procuratore vuole dare pubblicità alla cosa. Immagino.
come esempio di intransigenza verso gli stessi tutori della legge, vaglia dar torto. E vabbè, tanto ormai è inutile aspettare qui, eh? Vabbè, andiamo. Capo, lei pensa di andare su da Filippo alla centrale? Perché credi che farmi vedere su adesso potrebbe peggiorare la situazione? Ma io penso che sarebbe meglio trovargli al più presto un buon avvocato. Sì, questa è la prima cosa da fare. Dopodiché andrò a distrarmi in un certo localino. Sai, manco da tanto da Parigi e prima di cambiare le mie idee vorrei schiarirmele un po'. Per ora grazie, amico mio. Dio, Luca. No, lasci, faccio io qui, Ecco. Torni a me. Allora offrirò io quando tutto sarà finito, quando tutto sarà schiarito. Mm. Va bene così? Arrivederci, Luca. Arrivederci, capo. Stia attento, ad ogni modo. Orrore dei minchioni. François! 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 L'assassino dell'Indifferent è un poliziotto? François! L'assassino dell'Indifferent è un poliziotto? François! Io m'ero tanto raccomandata di tranquillizzarmi e invece... Hai visto? Ecco, nemmeno un telegramma. Ma l'avrà fatto, signora, solo che qui il telegrafo chiude alle 8. Vedrà che arriverà senz'altro domani mattina. Sì, ma ormai sono 9:30 passate, è inutile aspettare. No, ma tu va pure a casa, Lucia, poi finisco io. Ma signora, non vorrei mica rimanere sola qui tutta la notte. A casa io ho già avvisato e se non mi vedono tornare sanno che dormo qui. Oh, grazie Lucien, grazie tanto, sei molto cara. Sì, infatti proprio non mi sento di star sola stanotte. Allora, sai cosa facciamo? Andiamo su intanto a preparare la tua branda. Ecco l'aiuto, signore. Sì. Vecchie strade di questa mia città, con voci che conosco già, le voci allegre dei bistrò, ma questo cuore non vuol sentire. Lungo Senna tu sai di me, di lui, io ricordare non vorrei, ma c'è un profumo di lilla che ha risvegliato tutto un passato. Cela nel più lungo Senna stasera e non ci sei più tu. Capiti e spesso a Parigi. C'era la prima di tanto in tanto. Sì. Parigi non c'è. Con mille hotel, nessuno aspetta. L'hanno trovato proprio qui, al tavolo numero 5. Era già andato. Sì, un cadavere. Ma dicono, non siamo mica venuti per fare il conto. Per un momento. Già, champagne lo si fa. Niente del più lungo Senna stasera. Pian piano scendo giù. Guarda l'acqua, forse già primavera, Parigi non c'è più. Dove sei? Dove sei, Parigi mia? Si muore, sai, di nostalgia. Lui se n'andò. E se la prendessimo anche noi? Una bella bottiglia di champagne, eh? Ma dai, che non piace a nessuno dei due. Ah,
Ha un altro cocktail, me lo offri? Ma certamente. Champagne orange. Chi è quello là? Alberti, il nuovo principale. Senti, mi riaccompagni a casa dopo? Ma naturalmente. Come ti chiami? Fernando. Ah, Fernando. Senti, eri qui ieri sera? Certo, lavoro qui. Però brutta serata ieri, Pareva che dovesse andare bene con uno. Poi invece mi ha lasciata in bianco. Buonasera, signora. Buonasera. Salute, signor Cajot. Oh, lei qui. Come mai? La credevo in pensione. Anch'io. Prende qualcosa? Perché no? Un prego. Tavolo, signor Cajot. Mm-hmm. Prego. Grazie. Secca. Scusa. Grazie. Cosa prende? Ma io prenderei un cognac. Io un 26. Bene. Un sigaro? Sì, volentieri. Si detiene molto a Parigi? Beh, finché l'assassino di Pepito non sarà in prigione. Ah, allora per questo l'hanno richiamata. No. Grazie. Prego. No, nessuno. Nessuno mi ha richiamato. Senta, da quando ha comperato il locale? Di Differin? No, io non c'entro. È di Albert. Ah, come prima era di Pepito, siamo d'accordo. E crede che valga la pena di parlarne? Oh no. Senta, che alibi ha per ieri notte? Carità, commissario, me l'hanno ampiamente controllato alla centrale. Sapeva che Pepito era sorvegliato? Beh, dopo quello che è successo a quel giovane ispettore, ci voleva poco a immaginarlo. Pepito era sospettato di aver fatto fuori Barnabè. Stava per essere arrestato stamane. Sì, me l'ha detto il commissario Madì durante il fuoco incrociato di oggi. Ah, perché prima non lo sapeva lei. Perché questa domanda? Ma perché se qualcuno voleva che Pepito tacesse, gli è andata a fagiolo. Pepito oramai non parla più. Ma lei cosa crede, commissario? La mia fedina penale non è pulita, questo sì. Non è mai stata macchiata da atti cruenti contro persone fisiche. Ma che bel linguaggio! E non risultano neanche reati di complicità in atti, diciamo così, cruenti, eh? Non ne risulta nessuno. Ah. Senta, non ha dovuto aspettare molto per riaprire il locale. Certo, se l'avessero lasciato chiuso, oltre a un grosso danno, sarebbe stata una vera e propria beffa. Far pagare a un innocente la stupidaggine di un poliziotto. Sì, una grossa stupidaggine. È proprio quello che ho detto a mio nipote. Perché? Suo nipote si interessa alla faccenda? È lui che ha fatto la stupidaggine. Ma come non... Non gliel'ha detto il suo amico Amadieu? No. No, e mi dispiace. Mi dispiace veramente. Sì? Beh, non la facevo così sensibile. No. No, commissario, mi dispiace più per me che per lei. Già mi seccava che fosse successo qui dentro e ci fosse mischiato un poliziotto. Adesso poi mi secca in maniera addirittura enorme, scoprendo che si tratta di suo nipote e che l'affetto lo spinge a ritenerlo innocente e a dare a me un sacco di fastidi. E d'altro canto, se ha commesso un'imprudenza, deve pur pagare, no? Mi spiace. Comunque, spero che riesca a cavarsela nel modo migliore.
Beh, me lo auguro anch'io, me lo auguro, sì, senz'altro. Beh, io lo saluto, Cacio. Senta, commissario, se riesco a sapere qualcosa che possa aiutare su un po'. Sì? Io lo farò sapere. Ah, la ringrazio, la ringrazio. Senta, per piacere. No, offro io. No, no, devo pagare altre consumazioni al bar. Di nuovo, Cacio. Ecco, venga pure. Vieni, caro, gli ho fatto così. Buonasera, commissario. Ah, buonasera. Buonasera. Stai lontano? Oh no, due passi. Come lo conosci, Cajou? Ah, siamo paesani. Perché? Così, niente. Sei già stata con Cajou? Ma Cajou non va con le donne. Ah, perché? Va con... No, neanche. Altri giri, quello. Senti, tu conoscevi Barnabè? Quello che hanno pugnalato? Sì. Sì, sì, di vista. Bazzicava l'indifferente. Con Pepito erano amiconi. Ah, sì, erano amiconi. E con Cajou? Ah, quello. Quello non dà confidenza a nessuno. Beh, ma tu non ti spogli. Senti, ci sono 200 franchi se mi aiuti a scoprire qualche cosa di quello che ti ho detto, eh? Dovrei fare? Ecco, per cominciare, vedi di sapere chi c'era ieri notte al Tabac Fontaine, sai quel bistrot che è vicino all'Indifferent? Perché no? Ogni tanto ci vado. Senti, se vuoi posso andarci anche subito, a sentire che aria tira. Brava, brava Fernand, tu non perdi tempo, eh? Bene, brava. Allora io mi cambio, sì, e ci vado. Brava, e domattina... io ripasso qui a sentire il tuo rapporto, eh? Ah. Bene. Brava, Fernand. Ecco fatto. E tu? Vai a nanna? Sì, vado a nanna perché ho tanto sonno, sai. È da stamattina alle 4 che sono in piedi e non sono più un giovinotto, hai capito? E allora scusami tanto, sai. Addio, caruccia, sai. Non apro. Neanch'io. Apro di piatto. Tre volte. Passo. E passo anch'io. Ci sto. Una scatola di sigari. Hai preso la parola? Per forza. Con carte così schifose. Ehi, ti vedo un po' giù, Giuseppe. Giù io? Perché? Quella è una volpe che se vuole ci mette nel sacco tutto. Stiamoci attenti, eh? Io per me me ne fregherei se non avesse la cattiva abitudine di bazzicare la polizia centrale. Lui sta in buona con tutti, ma... soprattutto con le madame, eh? Eh sì, il nostro notaio la sa lungo.
Vai, Manico, ci siamo addormentati. Già. Beh, io la pianto qui. Come sarebbe? Scusa, ma io perdo, ma non è giusto. Claudio. Ah, Luis. Vai. Luis, due amici. Che ne dici di venire da me, eh? Dai, ti faccio vedere che signor appartamento mi senti. Va bene. Però a una certa ora vorrei rientrare. Vabbè, ma mica ti sequestrano. Ciao, Luis. Arrivederci, ragazzi. Ciao, ciao. Luigi, ciao. Ciao. Senti, ma io ho l'impressione che tu perdi il tuo tempo con quella gente. E i tuoi quattrini. Io lo dico per te, sai, contro il mio interesse. Sì, forse sì, hai ragione, forse è proprio così. Ma tu all'indifferenza ci vai stanotte? Devo pur campare, no? E allora, senti, fai una cosa, tieni d'occhio il principale, Albert, uh-huh, e Cajot, se capita. E all'uscita fai una scappata alla... a Tabac Fontaine, uh-huh, eh? Osserva bene tutto, anche il piccolo Joseph. Uh-huh. Ah, ti avverto però, quel Joseph non mi fila nemmeno. Scusi, signor commissario, ma il signor procuratore mi prega di dirle che adesso non può riceverla. Forse nel pomeriggio o prima di sera. Ma è la fine del mondo. Mi mancano 6 mesi per andare in pensione, ma parola mia che non chiederò di restare un minuto di più. No, io certe cose non le posso vedere. Non prendertela più di me, Croassaro. Io me lo immaginavo, sai, ma ho voluto tentare, non si sa mai. Adesso proverò da un'altra parte. Grazie, amico mio. Scherzo. Grazie. Prego. L'ispettore Philippe Lauer ha sempre negato finora, ma il procuratore Dumeillot avrebbe deciso di metterlo fin da stasera in stato d'arresto. Ah, il colmo. Anche se avesse ucciso non c'è premeditazione né niente e ha diritto di essere lasciato a piede libero. Guardi che anche il commissario Amadieu non è d'accordo per l'arresto, anzi è molto dispiaciuto. Io sono dispiaciuto, ma non si fa trovare, il procuratore si nega, non mi riceve. Ah, ma ci torno, eh? E devono darmi spiegazioni. Capo, senta, sono stato in archivio e ho trascritto per lei la scheda di Cajot. Bravo. Non so se posso fare qualche altra cosa per lei. Ti ringrazio, Luca. Allora, guarda anche la scheda del testimone, il piccolo Joseph Audiat. E già che ci sei, quello dei due morti, Pepito Palestrino e Barnabé Joly. Sono sicuro che qualche idea, sai, mi verrà in mente. Mo, se sono come quella di Cajot. Perché? Mo. Ok, vai bene. Lega un po'. Dunque, Germain Cajot, 59? Sì. 59 anni. Comincia come assistente in uno studio di notaio a Lione. Prima condanna ad 1 anno per falso. 3 anni dopo 6 mesi. Sì. 3 anni dopo 6 mesi. Cosa vuol dire? Tre anni dopo, virgole, 6 mesi sì, per... Sì, ma le virgole non c'è, il tuo solito difetto, senza virgole. 3 anni dopo, 6 mesi sì, per tentata estorsione ai danni di una compagna assicuratrice. Sì. Cos'era una sua amichetta? Buono, non mi risulta. Aspetta, permetta. Non so se nell'archivio c'era. Ai danni.
Compagno... No, è una compagnia. Ah, ma... assicuratrice. Scusa, dai, ma manca lì, manca. Compagnia assicuratrice. Poi si perdono le tracce. È segnalato a Monte Carlo come croupier. Poi entra in contratto con la polizia. Sì. Entra in contratto con la polizia. Perché? Non capisco. Ah, in contratto con... Scusi, no. Eh? No, si entra... Poi entra in contratto con la polizia. Ah, sì? Ma non capisco cosa significa questo... C'era nell'archivio, entra in contratto con la polizia. Era scritto così? No, entra. Poi entra... Ah, no. Entra in contatto con la polizia. No, c'è un R in più. Sì, sì, giusto. Dunque, entra in contatto con la polizia. Sì. Ci sono un paio di denunce, ma non hanno avuto mai seguito. E ormai confidente è in pianta stabile. Ecco, dice pochino, però, eh? Certo, non è la scheda di un assassino, neanche quella di un mandante. Comunque, questo arresto non mi va giù. Ecco. Andiamo. Oltretutto, poi... c'era anche la questione della partigiana. Maigret, non se la pigli con me. Io ero contrario quanto lei a questo arresto. Ma io mi facevo valere quando ero certo di una cosa. Bisogna farglielo capire quando corre che non siamo delle marionette che si possono tirare su e giù. E lei era un privilegiata ai suoi tempi. Ma io cosa posso fare? Il dossier non è più nelle mie mani. Il procuratore se ne vuole occupare personalmente. L'ha conosciuta anche lei, Lumaio? Sì, giusto prima di andare in pensione. A sufficienza per capire che non mi poteva sopportare. Per questo che ha messo in trappola Filippo. No, 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 non esageriamo adesso contro Lumaio. Se vuol saperlo, è arrivata anche una nota del ministro. Perché in questo caso specifico non si prestasse il fianco ad accusa di favoritismo. Sì, ma la colpa di mio nipote non è provata. Via Maigret, molti fatti sono contro di lui. E le sue dichiarazioni, nonostante l'avvocato... Beh, ha confessato? No. E allora? Ma il suo modo di negare è così poco convincente. Insomma, ascolti, Amadieu. Vede, io le chiedo... Vede, anch'io ho i miei dubbi, sa? E crescono di più. Così le chiedo... Ebbene, sì, le chiedo un grosso favore. Dica pure, Maigret, se posso, ben volentieri. Sì, so che non è del tutto regolare. Ma vorrei parlare con Philippe un po' a lungo. Resti qui, Maigret. Le porto suo nipote così potrete parlare a quattro occhi. Grazie, Maigret. Un minuto. Grazie. Dimentica tutto quello che mi hai raccontato finora e che hai raccontato agli altri. Ma io... Ecco, parlami come se venissi da me la prima volta e dimmi soltanto la verità. Senza preoccuparti di contraddire tutto quello che hai detto. Pensa che nessuno verrà a saperlo, io soltanto, ma che solo sapendo la verità posso aiutarti. Coraggio, Filippo, coraggio. Ti farà bene liberarti. Oh, zio. Allora... Ci sei tu, la sera non so più cosa far da mangiare, la notte dove appoggiar la testa per dormire, se non ci sei tu, la casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più, corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentire
parlare di te. Se non ci sei tu, non me ne importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più. Io mi sento giù, poca voglia ho di lavorare. Mio Dio, come mi sto lasciando andare. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare e voglia star con me a sentirmi parlare, 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 parlare di te.